Buongiorno, buongiorno signori, buongiorno a tutti. Allora, nei giorni scorsi è comparso un articolo sui principali quotidiani dedicato ad un broker arrestato perché aveva messo in atto una simpatica truffa, cioè raccoglieva denari dei risparmiatori garantendo loro redditività del 7-10% al mese. Ripeto, 7-10% al mese, redditività assolutamente impossibili ovviamente da garantire e mantenere. E la cosa bizzarra è che molti risparmiatori ci sono cascati e hanno quindi messo nelle mani di questi signori i propri risparmi. Il trucco ovviamente è molto semplice, ormai rodato. Vengono raccolti dei denari e ai primi sottoscrittori viene riconosciuto questo interesse mensile con bonifico del 7% al mese, che però vorrei ricordare che fino al 12esimo-15esimo mese di fatto sono i tuoi soldi e quindi non è una redditività dietro i tuoi, ma questo semplicemente per dimostrare, per poter spargere la voce che queste garanzie effettivamente, o questi impegni, questa redditività venivano mantenute. Allora, perché vi parlo di questo? Semplicemente perché questo signore diceva che i soldi sarebbero poi stati destinati ad investimenti in immobili all'estero, quindi la cosa un po' ci tocca. Allora, premesso che a questi risparmiatori devo ammettere che un po' sta bene, insomma, dai, cioè illuderci che un investimento possa avere garanzia di ritorno del 7-10% al mese significa andarsi a cercare un po' la rogna, dovrebbe qualche antenna o qualche alzarsi, qualche campanellino d'allarme. Allora, perché vi dico questo? Ve lo dico perché ci capita spesso di trovarci in contrasto o in competizione con appunto promesse di questo tipo, cioè promesse che non potranno, a nostro avviso, essere mai mantenute, che però in qualche modo inquinano il mercato. Vi faccio una domanda in questo senso, anzi vi esorto a farvela quando doveste trovarvi a dover investire di risparmi in immobili all'estero. Quando qualche collega, qualche competitor utilizza termini tipo certo, rendimento certo, garantito sicuro al 100%, questo paese è destinato a crescere, cioè i prezzi degli immobili, e a dare ritorni, e trader, compriamo poco, rivendiamo tanto, sicuramente lo affittiamo, redditività altissima. Ecco, quando vengono usate queste parole, che per l'appunto presuppongono certezze assolute, qualche campanellino d'allarme, vi ripeto, dovrebbe suonare. Ma soprattutto la domanda reale che vi dovreste fare è questa: ma perché, i grossi gruppi di investimento, i grossi investitori, gli investitori istituzionali non acquistano immobili in questi paesi, in queste località, in questi progetti? Perché? Se effettivamente, come qualcuno dice, c'è garanzia di ritorno altissimo, incremento sicuro del valore dei prezzi, mercati destinati a dare grandi soddisfazioni, perché questi signori che sono così abituati ed effettivamente esperti dovrebbero lasciarsi sfuggire queste incredibili opportunità? Ecco, vi lascio con questa domanda, fatevi questa domanda e vedrete che tantissime risposte vi arriveranno in automatico. Ciao, una buona giornata.